Se non ci fossero state, probabilmente questa cosa non si sarebbe fatta. Poi mi sono avvicinata a questa, diciamo, problematica perché durante il mio lavoro mi sono resa conto di vedere moltissimi casi di cancro al cervello e negli ultimi anni sono aumentati, per cui mi sono fatta una domanda e sono andata alla ricerca di alcuni studi e ho visto che in alcuni casi ci sono delle correlazioni tra elettrosmog e questo tipo di problematiche. Siamo qui per parlare di questa nuova tecnologia che è il 5G. Il 5G cambierà la nostra vita. Siamo pronti, veramente? Siamo partiti da questo documentandoci, trasmettendo le informazioni che ognuno di noi aveva in materia e oggi cerchiamo di metterle insieme. Tanti di noi non sono informati, per questo abbiamo organizzato questo incontro. Purtroppo la vita frenetica di tutti i giorni, fatta di impegni quotidiani, tipo andare al lavoro, andare a prendere i bambini a scuola, accompagnare i figli nelle loro attività e fare i conti, eccetera, ci distrae, non ci fa il tempo per vedere cosa succede intorno a noi realmente. Siamo partiti con l'1G. L'1G ci ha consentito di fare chiamate vocali con il nostro cellulare. Poi hanno introdotto il 2G. Il 2G ci ha permesso di mandare gli SMS, per cui un'innovazione. Siamo arrivati al 3G che ha permesso l'accesso a internet. Il 4G ci ha dato più velocità nella navigazione. Il 5G va oltre tutti gli standard precedenti. Non si tratta, come qualcuno pensa, di voler bloccare l'innovazione e il progresso delle telecomunicazioni. Nessuno vuole tornare al Medioevo, ma non si può neanche accettare ad occhi chiusi una tecnologia che, per interessi industriali, metta a repentaglio la salute pubblica, come in questo caso. Stiamo parlando infatti di una tecnologia sconosciuta. Sconosciuta e mai testata sulla popolazione e neanche in laboratorio. Negli ultimi anni sono stati fatti degli studi sul 3G e sul 4G dall'Istituto Ramazzini di Bologna e dal National Toxicology Program. Questi studi hanno rilevato un aumento di tumori al cervello e tumori cardiaci molto rari. In Italia al momento sono contrari a questa nuova tecnologia, credo, più di 80 comuni. E hanno emanato i comuni un'ordinanza che vieta l'installazione delle antenne e la sperimentazione su popolazione di questa nuova rete. Ricordiamoci che in Italia la tutela e la salvaguardia della salute umana e ambientale sono valori di rilievo costituzionale. Noi come cittadini del comune di Montecompatri chiediamo al sindaco e all'amministrazione di prendere a cuore questa tematica. Ci siamo impegnati quali genitori di una generazione che in un certo senso deve essere tutelata, sensibilizzata e soprattutto messa a conoscenza dei rischi che tutto questo può provocare. Abbiamo raccolto molte firme per coinvolgere e soprattutto per informare la popolazione su cosa sta accadendo nel nostro paese. Ci auguriamo di poter essere ancora di più, quindi ancora molti a sostenere questa causa. E vorremmo quindi richiedere al sindaco di fare un piano antenne di questa tecnologia.
Anzi, buonasera, sono Stefano Gallozzi. Intanto vi faccio vedere un video come introduzione a quella che sarà, diciamo, alcuni dei temi trattati in questo, in questa sera. Televisive, poi tirano reti per telefonia cellulare, wireless ed elettrodotti, alla
pressione terrestre aumentata in modo esponenziale, quindi elettrofobi, creando sull'uomo che cosa? Effetti energetici sul riscaldamento cellulare, e qui vediamo un'immagine termografica di un uomo dopo 15 minuti prima e 15 minuti dopo una conversazione e 15 dopo una conversazione di 15 minuti al telefono. Vedete come tessuti sono riscaldati. E con l'esposizione cronica a effetti biologici, quindi una risposta biologica al campo elettromagnetico causando effetti sanitari, quindi patologie acute. Cosa ci dice la scienza di questo? L'Istituto Ramazzini ha condotto uno studio su 2500 ratti irradiandoli con una frequenza di 1,8 GHz che è il febbrile, per 19 ore al giorno per tutta la comunità. Il National Toxicology Program ha condotto lo stesso studio a 0,9 GHz, un po' più debole, 9 ore al giorno, 10 minuti sì e 10 minuti no. Quindi l'MTP ha simulato un campo vicino, quindi una telefonata cellulare, mentre l'Istituto Ramazzini ha simulato un campo lontano, quindi un'antenna centrale e le abitazioni intorno. Cosa è emerso da questi studi? È emerso in tutti e due gli studi la stessa cosa, cioè un aumento significativo dei gliomi maligni al cervello nei ratti maschi nell'NTP, nei ratti femmina nel sito Ramazzini, e un aumento dei tumori al cuore sia nell'uno che nell'altro studio, e iperplasie delle cellule di Swan. Queste cellule praticamente sono cellule che servono al sistema nervoso per proteggere dalle onde elettromagnetiche naturali, per cui essendo esposti a onde elettromagnetiche più forti, c'è un aumento di queste patologie. Quindi nell'Istituto Ramazzini è stato riscontrato che il 9,4%, quindi su 2500 ratti, 35 ratti si sono ammalati di cancro al cuore, che è un cancro raro. Nel 2019 nell'Istituto di Sanità Pubblica francese è stato pubblicato uno studio sull'incidenza dei tumori al cervello nell'uomo. Tra il 1990 e il 2018 sono aumentati del 58% ed è indipendente dall'età e dal sesso, e c'è un'insorgenza giovanile nei giovani. La causa è stata correlata principalmente a fattori ambientali e all'uso di antidroghi. Negli ultimi 20 anni in Francia circa 50.000 persone sono state colpite da questo tumore al cervello, che ha un tasso oltretutto di mortalità molto elevato. Nello stesso momento vediamo che c'è stato il boom della telefonia cellulare, che ci ha esposti quindi a queste onde elettromagnetiche forti, per cui insomma possiamo dedurre che le cose sono correlate. Quindi sarebbe necessario da parte delle autorità pubbliche intervenire per evitare altre migliaia di morti. Se oggi è impensabile comunque fare a meno del cellulare, è comunque bene prendere degli accorgimenti. La prima regola è usarlo solo quando è necessario, tenere la distanza perlomeno di 5 cm, che è dove la potenza diminuisce di ben 25 volte ogni 5 cm. Ed è importante quindi parlare a viva voce o con gli auricolari. Tutti questi studi sono stati effettuati su frequenze 3G e 4G. Studi sulle frequenze 5G, quindi 26 GHz, sì, che sono molto vicine alle microonde, non sono mai stati effettuati. Considerando gli studi che sono stati fatti, siamo sicuri noi di volere il 5G? Allora, prima di entrare nel merito, lasciamo un attimo la parola. Abbiamo deciso di organizzare questa conferenza pubblica in un modo un pochino più umano, quindi lascio la parola a Vittoria che ci legge delle piccole letture che sono coerenti con quello che diremo. Sì. Okay. Allora abbiamo
titolo di riflessione significa, non significa che voi dobbiate essere d'accordo con quello che io vi leggerò, significa che quello che io vi leggerò si spera faccia sorgere dei punti interrogativi, delle domande, dei dubbi, soprattutto su tutte quelle cose che noi diamo un pochino per scontate. Allora, la cosa che io ho osservato è che ci sono delle parole che hanno assunto un significato magico religioso. Alcune di queste parole sono progresso e prodotto interno lordo. Sono parole che sono diventate parole magiche. Ora, queste sono parole che appartengono alla nostra cultura. Sono parole che noi abbiamo diffuso con l'economia, con la finanza, con il nostro modo di pensare il mondo in tutto il mondo. E però, per esempio, sulla parola progresso, noi insieme anche a Paolo Pasolini, che sicuramente aveva un pensiero radicale sulle cose, vogliamo fare una differenza tra progresso e sviluppo, e io vi leggo adesso solo le sue parole. Questo sviluppo vuole la creazione, la produzione intensa, disperata, ansiosa, smaniosa di beni superflui, mentre in realtà coloro che vogliono il progresso vorrebbero la produzione, la creazione di beni necessari. E io aggiungo che il progresso per me implica la crescita umana, della persona umana. Dall'altra parte ci sono quelle altre parole, quelle tre parole, prodotto interno lordo. Qualsiasi problema venga affrontato si risolve solo ed esclusivamente, ci dicono, se il PIL può crescere. Questo è quello che ci dicono continuamente gli esperti, nei giornali, nei telegiornali, nei talk show. Nessun problema quindi si può risolvere se il PIL non cresce. Allora io vi voglio leggere un pezzo che fa parte di un discorso di Robert Kennedy fatto nel marzo del 1968, quindi 3 mesi prima di essere assassinato. Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, che è quello che ci leggono tutte le sere delle giornali, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL, il prodotto interno lordo, comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le porte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra fiducia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto
ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.